tutto. Eccoci, siamo in compagnia per questa prima parte di Trieste in diretta del dottor Livio Jacob, no? Si dice? Sì. Della Cineteca di Gemona. Buonasera, grazie per essere venuto a trovarci, con il quale parliamo. Tanto parleremo anche della Cineteca stessa, ma anche delle giornate del cinema muto di Pordenone, che sono un pochettino il fiore all'occhiello, insomma, o quantomeno la cosa più evidente del lavoro della Cineteca. Vi ricordo ancora che dopo parleremo invece con una giornalista serba, Mila Mihajlovic, che è venuta a trovarci ieri, quindi abbiamo registrato questo intervento. Parleremo di della prima operazione, se così vogliamo dire, del primo intervento umanitario che la storia ricordi, e anche questa volta si tratta di qualcosa che abbiamo fatto noi italiani. Dobbiamo sempre arrivarci dopo a tessere le nostre lodi, e chiuderemo invece questa puntata con il dottor Sant'Angelo della Fondazione CR Trieste. Questa è l'ultima puntata completa di Trieste in diretta, perché poi per il mese di agosto andremo in onda soltanto dalle 7 alle 7:25 circa. Ci prendiamo un po' di ferie, insomma, anche se ci saremo comunque. Sì. Allora, non va in ferie, guai se andasse in ferie, appunto, le giornate del cinema muto, insomma, che voi avete presentato di recente, mi sembra, l'edizione qualche giorno fa, sì. Beh, perché c'è la 33esima edizione in arrivo, cioè siamo proprio nati nel 1982, non abbiamo saltato mai un anno, ogni anno abbiamo avuto delle buone, insomma, le ricerche che abbiamo fatto ci hanno portato a presentare dei filmati importanti dal punto di vista della storia, della provenienza geografica, dei restauri, insomma c'è sempre qualche motivazione per cui le giornate del cinema muto funzionano bene come vetrina internazionale a livello di manifestazioni. Poi è interessante anche il fatto che ogni anno affrontiamo temi e problemi, insomma, legati un po' al cinema, ovviamente del passato, soprattutto dei primi anni, e qualche volta anche con filmati più recenti o di oggi, legati però al cinema muto. Il nostro direttore, per esempio, ogni anno, David Robinson, ogni anno fa una piccola selezione dei film muti realizzati nel 2000, negli ultimi anni, insomma, per presentare alle giornate, e sono film fatti proprio da giovani cineasti che si cimentano proprio con il linguaggio del muto. Mario Monicelli disse una volta, probabilmente è una provocazione, ma dice: il cinema ha cominciato ad entrare in crisi con l'avvento del sonoro, che, detto da uno poi che ha regalato al cinema italiano le migliori battute, è sicuramente una provocazione, però per certi aspetti è anche vero. Monicelli veniva alle giornate abbastanza regolarmente, alle giornate di cinema muto, perché era molto generoso, era sempre... Sì, sembrava un burbero, però era generosissimo. Uno di quelli che non si è mai negato a interviste, sì, a incontri, appunto, sì, una persona di una aiuto, cortesia, però sempre con quest'aria un po' così, un po', sì. Però. E lui veniva, ed era contento, diceva, ma probabilmente lo diceva in tutti i festival che andava, che era il festival che preferiva, ma insomma, va bene. Però un po' di verità. Cioè, sì, perché lui tra l'altro aveva iniziato a fare i suoi primi film proprio ai tempi del muto, a vederli e a farli, proprio nel momento di passaggio dal muto al sonoro, e quindi insomma con risultati anche... E poi diceva anche un'altra cosa, poi chiudiamo con le citazioni monicelliane, perché sennò potremmo andare avanti tutta la puntata. Sì. Diceva anche che un tempo i film dovevano essere fatti in modo che se uno entrava a metà poteva capire tutto quanto del film che stava vedendo, e poi appunto scegliere se vedere fino al punto. Appartengo a una generazione poi che queste cose le sperimentava, no? Sì, perché si andava dai cinema parrocchiali o al cinema, insomma. Poi c'era sempre qualcuno che si entrava, diceva, all'ultimo momento. De qua in poi che abbiamo visto. E bellissimo, sono dei. Si poteva fare. Insomma. Si poteva fare, adesso poi è addirittura impensabile. Quest'anno quali sono le tematiche che le giornate affronteranno? Affrontiamo due temi importanti, che sono la famiglia Barrymore, Ethel, Lionel e John Barrymore, tre attori legati al cinema, al teatro, al passaggio dal muto al sonoro, insomma, che hanno avuto un ruolo fondamentale soprattutto nel cinema americano, ma in particolare nei primi anni del cinema americano. Noi siamo le giornate del cinema muto, ci occupiamo solo della parte muta, prima o poi ci occuperemo, insomma, dipende un po' da quello che salta fuori, anche a livello di restauri.
Forse prima o poi ci occuperemo anche del sonoro, ma per il momento ci fermiamo al muto. Abbiamo parecchi film anche importanti, come per esempio Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Ah già, quello era con John Barrymore. Per esempio, insomma, ci sono varie possibilità di visione. Loro hanno, non hanno mai lavorato insieme in un film muto, o sì? Mi pare di sì, e credo che ci sia, uno di quelli sui quali stiamo lavorando per poterlo portare alle giornate. Io ho visto quello sonoro dove loro hanno lavorato, che è Rasputin e l'Imperatrice. Sì, sì, è vero, è molto bello. Film, sì. Peraltro, ma sempre all'interno di queste concezioni hollywoodiane. Però, certo. Insomma, ha un fascino notevole. E, ecco. Voi quando proponete appunto i film, eccetera, c'è, immagino, quasi sempre un'opera di restauro, dove è possibile... Quasi sempre, nel senso che o di restauro o di ricostruzione della copia rispetto a quello che magari c'era in origine e che poi nel frattempo è andato perso, però in genere c'è sempre qualche novità dal punto di vista del restauro. Noi ci definiamo anche un po' una vetrina cinematografica del restauro, perché presentiamo le ultime novità anche dal punto di vista... così, insomma, legato un po' a quello che accade a livello di laboratori di restauro di cinema. Che mi pare che la Cineteca ce ne parecchi. Per esempio, in Italia, per esempio, c'è quello di Bologna che lavora molto bene, che adesso fa tutta una serie di film di muti e sonori che circolano. E mi sembra così che vanno nelle sale, insomma. Come dire, colleghiamo anche all'altro, a uno degli altri aspetti della manifestazione di quest'anno. Se non mi sbaglio, la Cineteca di Bologna ha avuto l'incarico da parte della famiglia Chaplin di restaurare l'opera Omnia di Chaplin, e quest'anno voi vi occupate anche dei cent'anni di Charlot, che è nato appunto nel febbraio del 1914. La Cineteca di Bologna fa un lavoro encomiabile con la famiglia Chaplin, con gli eredi, insomma, che fa sì che tutto questo lavoro poi alla fine rivitalizza il cinema del passato, in particolare quello di Chaplin in questo caso, ma è un lavoro che va bene in generale, insomma, perché poi i ragazzini vanno al cinema, ecco, si vedono un po' di film. Volevo lasciarlo per ultimo, ma già che ci siamo ne parliamo adesso. C'è un notevole interesse, e adesso non perché, però è anche probabile che manifestazioni come queste poi abbiano contribuito. Una volta il cinema muto era, vabbè, parlo di quando ero bambino io, eccetera, era sempre relegato alle comiche, e anche là, diciamo la verità, magari noi bambini, per esempio Stanley Olio, vedevi che era muto e dicevi orca, no, se muto, cambia. Però nel frattempo c'è una consapevolezza dell'importanza del cinema muto anche presso le nuove generazioni. Io ho fatto vedere a mio nipote proprio uno di Chaplin, quella volta mio nipote aveva poco più di 10 anni, e ho detto dimmi intanto se ti diverti e poi dimmi che cosa ne pensi, eccetera. Aveva poi anche tirato fuori delle cose sue, eccetera. Però è anche vero che si vede molto cinema muto grazie anche all'opera di restauro delle pellicole. Ci sono certi film di Chaplin, ma anche per esempio di Keaton, o cose che sono presentate con delle copie meravigliose. Perfetto. Dal punto di vista, io parlo di questo è importante, anzi è fondamentale, nel senso che purtroppo il cinema muto è stato considerato per parecchi anni cinema del passato da dimenticare, cioè il cinema in genere si occupa solo del presente. In realtà adesso ci sono le università che si occupano di cinema, come sappiamo, poi ci sono i restauri che vanno in DVD, in Blu-ray, insomma il mondo cinematografico e della visione cinematografica è molto cambiato. Però una volta il cinema muto era considerato semplicemente così, insomma, si vedeva, i film si correvano un po' troppo, le copie erano così, erano rigate, insomma, era collegato strettamente, insomma, la visione del cinema muto era molto, molto, insomma, sfavorevole ai cineasti dell'epoca. Quando voi avete incominciato 33 anni fa, si può parlare quasi... È un po' la preistoria, quasi da pionieri, certo. Ci dicevano anche di occuparci di altre cose, gli amministratori, eccetera. Dopodiché, insomma, abbiamo tenuto duro e alla fine abbiamo vinto. Quando, se si può storicizzare, nel senso, ma quando avete capito che
i pregiudizi, magari è sbagliato, ma comunque che le che stava cambiando qualche cosa, insomma, che la barriera era. Dopo 3-4 edizioni. Subito. Sì, quindi. Sì, abbiamo capito subito. Nel senso che poi le cineteche si rivolgevano a noi per farci vedere attraverso il nostro pubblico, insomma, e attraverso il nostro cinema, le nostre proiezioni, i loro restauri. Quindi l'abbiamo capito quasi subito, non subito però. I primi anni siamo andati anche noi un po' alla ricerca delle. Il nostro festival era molto diverso da come adesso, c'era un piccolo pubblico rispetto alle 1000 oltre persone che ci sono oggi, ma insomma la diversità che c'era all'epoca ci ha fatto anche capire, vuol dire che col passare degli anni abbiamo anche fatto qualche operazione, insomma, molto un'operazione importante, ecco, di cui ci siamo resi conto solo dopo. E poi è diventata anche un punto di riferimento, certo, insomma, certo. Perché anche poi le presenze. Adesso un festival non è che vive, diciamo così, anche delle presenze della gente che va. Certo, certo. Insomma, è anche importante perché è logico che se una personalità arriva ad un festival, significa che il festival è conosciuto. Quindi è anche apprezzato, ecco, certo, insomma, certo. Voglio dire. Adesso è logico che. Sempre più difficile, però adesso sarà impossibile trovare i protagonisti del cinema muto, penso. Cioè, sarebbe un evento che farebbe del miracoloso. Però voglio dire. Cioè, sì, però gli studiosi, i cinetecari, i direttori di museo che vengono alle giornate del cinema muto sono e che vengono da tutto il mondo in sostanza. I musicisti, fra l'altro. Ecco perché poi c'è anche quello. Perché c'è la musica che accompagna tutte le proiezioni. Quindi, insomma, c'è tutto un lavoro che ci permette di presentare. I film in condizioni veramente ottimali. Già che ci siamo, facciamo anche giustizia di una cosa che è di un film che è vittima che è vittima del cinema per certi aspetti. Io lo dico ogni volta che ho la possibilità, siccome è un film muto ed è un film bellissimo, allora La corazzata Potëmkin non dura 4 ore, dura 1 ora e 10. Ed è un bellissimo film, quindi se lo vedete da qualche parte, dimenticate Villaggio. È programmato alle giornate del cinema muto di quest'anno. Ecco, è un film da vedere. Bellissimo. Sì. Difatti, se vogliamo, Villaggio, che non è un idiota, nel film dice la corazzata Kotyonkin, quindi c'è una differenza. Però, ecco, voglio dire, quel tipo di. Quella battuta, quella scena, sì, eccetera. Ma nasceva dal fatto che all'epoca si vedevano i film in condizioni mediocre, visivamente, dopo la musica non c'era, i film erano proiettati alla velocità sbagliata. Poi c'era il dibattito dopo che uccideva tutti quanti. Sì, sì, questo era comprensibile. Però voglio dire, è un film assolutamente bellissimo e dura 1 ora e un quarto, mi pare. Immagino che lo proiettate collegato alla Prima Guerra Mondiale. No, lo facciamo. Poi potevo sbagliare. Potevamo, ma lo facciamo all'interno di una rivisitazione che facciamo di alcuni classici tutti gli anni e uno di questi è la corazzata Potëmkin che fino ad ora all'interno del nostro festival non è mai stato proiettato. Ah, ho capito. Beh, sembra strano. Però vi occupate della Prima Guerra Mondiale? Un po' della Prima Guerra Mondiale con alcune cose che sono saltate fuori in varie cineteche e sulle quali, insomma, è un argomento che affronteremo nel corso degli anni. Però c'è molto materiale anche a livello documentario. Cioè, uno magari si sa che esiste molto materiale documentario della Seconda Guerra Mondiale, quantomeno perché anche registi come Houston, Capra seguivano. Si sono impegnati nel cinema. Nella Prima Guerra Mondiale magari qualcuno pensava, boh, vabbè, invece sono venute fuori delle cose piuttosto interessanti. Ci sono buone, insomma, dei filmmaker che hanno, non filmmaker proprio ufficiali di Hollywood, però ci sono per esempio Luca Comerio, che è un cineasta milanese, che aveva un suo studio, che ha lavorato molto per la nascita del cinema della fotografia e del cinema italiano, poi si è impegnato nella Grande Guerra con risultati. Poi là però doveva essere qualcosa anche certo. Perché già andare nella Seconda Guerra Mondiale doveva essere impegnativo, figuriamoci. Nella Prima. Nella però prima, il cinema era appena stato inventato, per cui insomma c'era molta disponibilità, ironia, follia, esattamente. Sì. Allora, detto delle giornate, c'è la possibilità, io non lo diciamo per scaramanzia, ma c'è la possibilità che ci sia anche un grande ospite, ma insomma va bene. Lo vedremo, se arriva. Le date?
Le date sono dal 4 all'11 ottobre, sabato 4, sabato 11 ottobre. Una settimana, quindi. Una settimana, 8 giorni, ci si può iscrivere anche ora, insomma. Basta. Pordenone sempre. Sì, sì, a Pordenone, al Teatro Verdi. Al Teatro Verdi. In un'unica sala. Nel senso che l'unico è un posto insomma di con 700-800 sì, posti. È un bel teatro, peraltro. Non è male, sì. E ci permette, abbiamo proprio scelto di fare un'unica proiezione, un'unica sala. Con tutte quante le proiezioni che si alternano. Senza fare sovrapposizioni. Eventualmente c'è il sito, credo. Sì, le giornate di cinema muto. Basta digitare giornate di cinema muto. O Cineteca del Friuli, poi si arriva. Insomma. E si viene reindirizzati. Allora, detto delle note, parliamo della Cineteca di Gemona. Va bene. Che esiste da quando? La Cineteca è nata nel 1977, esattamente l'anno dopo il terremoto, perché eravamo proprio lì quattro gatti disperati a cercare qualche lavoro da fare, cose da proporre. Nasce, non voglio dire direttamente, ma nasce anche come... come posso dire, come risposta, come voglia di uscire da quella situazione, sì, sì. Oppure c'era già prima un progetto che... No, qualche idea c'era anche prima. Noi frequentavamo, noi, io e mia moglie, che fra l'altro è stata anche allieva di Farassino, lo dico così, sì, insomma, e quindi insomma si è laureata con lui. Anche lei. Ecco, quindi insomma, Farassino ha lasciato buoni risultati. Sì. E allora, noi eravamo proprio alla ricerca di una... di fare qualcosa per il cinema a Gemona prima del terremoto. Il terremoto ha interrotto un po' questa nostra ricerca, però l'ha anche stimolata e quindi ci siamo... Proprio come rinascita anche da... Volevamo prima di tutto fare una sala, dopodiché non ce l'avevamo fatta, però abbiamo fatto altre cose. Abbiamo cominciato una raccolta di film che ci ha permesso poi di continuare, di iniziare le giornate del cinema muto, che all'epoca conteneva... Ecco, questa era una delle differenze dei primi anni. All'epoca le giornate del cinema muto erano quasi esclusivamente composte da proiezioni che appartenevano al nostro archivio. Quindi sostanzialmente nascono proprio da una piccola collezione che abbiamo cominciato a mostrare, che volevamo mostrare, insomma. E la Cineteca, quale scopo si era prefissa subito? Sociale, culturale, un po' di queste cose qua, insomma, che ovviamente c'era anche la volontà di far capire, all'epoca non c'era veramente nulla, a livello, non solo a Gemona, ma in generale in Friuli, e comunque le cassette non erano ancora essere inventate, i DVD erano lontani dall'essere, per cui insomma, vedere film del passato era difficile, anche perché bisognava comprarli in 16 mm. Anche perché la televisione programmava due soli film alla settimana, lunedì. Ecco, semmai poi se abbiamo tempo le faccio anche una domanda in tal senso. E adesso la Cineteca che cos'è invece? Perché è qualche Nel corso degli anni si è trasformata, insomma, diciamo, il suo archivio si è ampliato, è diventata una biblioteca di 25.000 volumi, riviste, eccetera. Abbiamo circa 30.000 video e più 25-30.000 film su pellicola, in formati vari. 16 mm soprattutto, ma anche 35, 8, Super 8, insomma, la pellicola è il nostro, insomma, siamo partiti con la pellicola e adesso abbiamo costruito l'archivio per fare la conservazione delle pellicole a Gemona, dove abbiamo conservato anche le cose vostre. Tutto l'archivio nostro di Telegram, insomma, in buone mani, ecco, insomma, quindi questo è l'idea che... Le nostre interviste eccetera siano vicine a Chaplin, a Keaton eccetera, ecco, c'è Billy Wilder, sì, certo. Allora questo mi rende ancora più contento, più contento eccetera. Si può anche qua, immagino che il successo, l'affermarsi della Cineteca abbia viaggiato, si potrebbe dire quasi di pari passo con diciamo così, la possibilità di considerare il cinema non più soltanto come qualcosa di divertente, come qualcosa che ha a che fare con lo svago, eccetera, ma come qualche cosa che da studiare, eccetera. Non è un caso che, per esempio, per tornare anche a... Oggi parliamo molto di Monicelli per puro caso, ma insomma, non è un caso che quando si vuol parlare di determinati argomenti, come può essere la Prima Guerra Mondiale, certo. In questo caso accanto ai testi, accanto a... c'è sempre un film che ti racconta le cose non come sono andate veramente, ma ti dà un'idea in più ti aiuta a completare Il ragionamento. Ecco, mi immagino che questa sia una conquista che effettivamente 40 anni fa forse
Sì, a determinati livelli lo si faceva logicamente, però da noi poteva essere qualcosa di difficile da immaginare, ancora adesso magari. Lo è, sì, è vero. Ma era, sì, la nostra era ed è una regione marginale, però nel frattempo molte cose sono anche cambiate. Cioè, insomma, a livello cinematografico e culturale, insomma, film, appunto, insomma, Film Commission, c'è la legge sul cinema, non ce n'è molte in giro per l'Italia. E quindi, insomma, la Cineteca ha contribuito, insomma, a migliorare questo stato generale, insomma, che riguarda il cinema a suo modo, insomma, soprattutto con la conservazione e con lo studio dei film. Però, alla fine, anche il fatto che si girino tanti film, sì, qui in regione, che vengono poi visti in tutte le situazioni possibili e poi vengono conservati alla fine del loro percorso nella Cineteca. Si diventa, diventa anche non un circolo vizioso, ma in questo caso un circolo virtuoso. Virtuoso, ecco, insomma, certo, certo. Volevo chiedere una cosa per quanto riguarda la fruizione proprio del film, perché poi, vabbè, cinema significa anche... Io ho una diatriba con un mio amico che stiamo discutendo se il documentario è cinema o è film, no. E cioè, io direi, là proprio veramente ci si anche prende presto per i capelli, infatti per questo io anche un po'. Però al di là di questo, per quanto riguarda la fruizione, diciamo così, del prodotto film, no? Un tempo, come diceva lei, i film vecchi non si potevano rivedere, bisognava andare addirittura molto con la memoria, certo, certo, eccetera. Da quando è la televisione, poi all'inizio degli anni Ottanta, ha puntato tantissimo sul cinema, la televisione generalista, per affermarsi. Le guerre tra le reti si facevano a suon di film. Di film, certo. Da un paio d'anni a questa parte, per come la vedo io, le TV generaliste sul cinema non fanno poco niente, e quando lo fanno in genere prendono anche delle batoste in termini di audience che erano impensabili fino a una quindicina d'anni fa. Le televisioni satellitari con i canali dedicati hanno una proposta anche molto ampia, eccetera, però è anche vero che poi la fruizione è del tutto personale e del tutto particolare. Con tutte le possibilità che ci sono, che offre la rete, eccetera, uno può farsi anche di cinema un proprio palinsesto giornaliero, certo, se vogliamo. Certo. Questo che cosa significa? Che cosa ci dice? Beh, noi diciamo abbiamo... per noi il cinema è in tutte le varie... Voglio dire, si può vedere ai festival, in TV, nei DVD, dappertutto. Basta vederlo, l'importante è che si veda bene, che sia di buona qualità. È chiaro, il grande schermo è una cosa un po' più importante. Noi puntiamo anche a Gemona, gestiamo un cinema che vediamo, insomma, che è frequentato da ragazzi, da signore, signorine, un po' da un pubblico abbastanza diversificato, che si appassiona proprio perché i film li vede sul grande schermo. Grande schermo. E non lo farebbe se li vedesse a casa, davanti, certo, o davanti, sì, al computer, sì, insomma. Sì, 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 per cui ancora lo schermo è ancora importante, quindi noi speriamo che continui ad essere. E appunto la diffusione di DVD, questo forse aiuta in qualche modo, perché insomma è come quei libri, insomma, uno legge un libro e se appassa poi continua a leggere, insomma, col film è la stessa cosa. Nel senso che è chiaro, poi uno anche dipende un po' dalle situazioni, ma in generale è importante capire appunto che poi... No, è chiaro che forse ci sono troppe offerte, per cui poi c'è una distrazione di massa, credo, ma insomma... C'è anche questo discorso che magari noi a Trieste non facciamo, perché tutto sommato non abbiamo questo problema, però ci sono delle zone in regione, tipo, mi diceva prima, Udine, dove c'è tutto sommato il cinema, e poi tutto è, diciamo così, concentrato nei centri commerciali, nelle multisala. Anche da quel punto di vista sta cambiando la parecchio, è molto diversa, sì, rispetto a quello che è passato. È bello anche studiare questi momenti di passaggio, cioè capire che cosa sta succedendo, insomma. Prima faccio così l'ultima domanda, che in genere è la più sciocca, ma aiuta un po' a chiudere, insomma. Va bene. Ho intervistato l'assessore
comunale all'ambiente Laureni, che è un valderiano di ferro anche lui, e mi chiedeva, perché non mi fa l'elenco dei 10 film che le piacciono di più, eccetera. So che dirlo così poi è... Ma mi dica un film che a lei piace, che possono essere per i motivi più vari, insomma. Io 2001 per me è il film della mia vita. 2001, però anche, voglio dire, anche i film di Bergman, anche i film di Chaplin, voglio dire, ci sono. Però 2001, se il primo che le viene in mente è 2001. Sì. È curioso. Il mio rimane sempre Casablanca. E va bene. Anche questo, perché poi dopo è bellissimo anche quello, c'è tutto. Si figura. Allora, io ringrazio tantissimo Livio Jacob per essere stato il nostro ospite. Ricordo il lavoro egregio della Cineteca di Gemona e le giornate del cinema muto che si terranno dal 4 all'11 di ottobre. Grazie ancora, buon proseguimento di estate. Grazie. Che immagino spenderà guardando film. Appunto. E buon lavoro ancora. Grazie. Adesso il contributo con Milja Mihajlovic e dopo alla fine chiudiamo con Paolo Sant'Angelo della Fondazione CR Trieste.